mani cuzza, luco riscricchia, a picca picca picca. Amici di Happy Web Radio, oggi domenica 26 febbraio non potevamo mancare qui presenziare all'evento che i fratelli Calandra hanno voluto organizzare per la cittadinanza, ma non soltanto, per tutti coloro che li seguono. Hanno realizzato un nuovo video. Si chiama video, no, in realtà tecnicamente si chiama? Lo sai meglio di me, non mi prendere in giro. Videoclip. Ok, bravissimo, visto che lo sai. Sì, un nuovo videoclip che si chiama Ludesio. Se c'è il cameraman ad esempio a disposizione, può anche inquadrare se vuole il manifesto che... No, non lo può inquadrare, il cameraman. Non lo inquadriamo noi. Ludesio. Sì, un videoclip ambientato nel 1860, quindi ambientazione Gattopardo, se vogliamo. Diciamo, da un lato siamo anche contentissimi perché c'è una grande tendenza, un ritorno a questo periodo storico, perché diverse case cinematografiche, posso anche dire, non so se assolutamente sì, la Walt Disney, che hanno creato appunto la storia di Donna Franca Florio, che è ambientato nel 1860, a Netflix, che sta rifacendo la storia del Gattopardo, diciamo sempre a serie. Quindi diciamo, ci fa piacere essere precursori perché noi usciamo un po' prima di loro, e quindi questo è un periodo storico che noi amiamo tantissimo e quindi siamo felicissimi di presentarlo oggi. Io ho avuto modo di vedere, perché vi seguo, ragazzi, io li seguo, è così. Ho avuto modo... Volevo chiederti, sei tu che ci segui? Scusa, la devi fare la battuta, sì. Ok. Puoi togliere gli abbaglianti, cortesemente. Quando ci segui ci dà un po' di fastidio. A me, abbiamo scoperto. Allora, mi hanno fatto la multa l'altro ieri perché ero senza luci, quindi non ero io. No. Io peggio ancora, vi seguo all'oscuro. No, a parte lo scherzo, ho seguito, ho visto praticamente il lavoro che avete svolto ed è stato un lavoro, devo dire, abbastanza complesso e complicato. La difficoltà più grande che avete avuto qual è stata? Come in ogni videoclip che facciamo noi, diciamo che la difficoltà più grande è sempre quella economica, perché ci sono dei costi non indifferenti dietro, e poi comunque amiamo curare un po' tutto noi, e magari qualche giorno riusciremo ad avere uno staff appunto che ci possa aiutare e cercare di fare anche qualcosa di più grande, qualcosa di più ambizioso. E quindi le difficoltà sono tante, però poi, come dire, ci accontentiamo vedendo il risultato finale, perché se consideriamo appunto che non abbiamo nessuna casa cinematografica dietro, nessuna agenzia, nessun impresario, siamo soddisfatti di quello che riusciamo a fare. E come sono tante le difficoltà, sono anche, immagino, tantissime le persone che avete voglia di ringraziare e utilizzare questo canale in questo istante proprio per farlo, prima di vedere il risultato finale. Sì. A ringraziare i radioascoltatori. Certo, intanto ringraziamo voi che ci date l'opportunità anche di promuovere e diffondere quello che noi stiamo facendo. Ma guarda, i ringraziamenti sono veramente tanti. Vorrei evitare di elencarli per poi dimenticare qualcuno. Scusa, posso dare un consiglio? Se la regia inquadra eventualmente il manifesto, ci sono tutti i nomi di tutte le persone che hanno partecipato. Non lo può fare la regia? No, lo posso fare. La fa. Mi ha preso in contropiede, se non l'ho visto. Io ho dato 20 euro sotto banco, già visto, ha alzato la videocamera. No, comunque stiamo scherzando. No, allora ci sono qui tutte le persone che hanno partecipato a questo progetto, per cui noi siamo intanto felici e le ringraziamo così, con il manifesto. Ok, anche la Regione Sicilia ha avuto una parte, io penso che abbia avuto una parte anche importante. No, la Regione Sicilia ha avuto una grossa parte, perché è un video, diciamo, che è stato... abbiamo ceduto i diritti del video alla Regione Sicilia, quindi senza di lei questo non sarebbe avvenuto, e questo, diciamo, ci rende orgogliosi, perché diventa come al solito sempre promozione del territorio. Ok ragazzi, io vi, come si dice, in teatro generalmente, visto che siamo al Teatro Cevo d'Alcamo, si dice merda, 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 ma in questo caso io voglio augurarvi veramente un in bocca al lupo. Viva il lupo, possiamo continuare anche dicendo diarrea in questo caso. Dico, no, viva il lupo ragazzi, sempre viva il lupo. Io ho sempre guardato te, ma la videocamera era lì, e caspita. Ciao ragazzi! Allora, noi ci vediamo presto, continuate a seguirci, perché adesso vi facciamo vedere qualche frammento del concerto. Peccato per chi non ha avuto la possibilità, ma i fratelli Calandra sono sempre qua, quindi sono sempre pronti a farvi una bella sunata. Sì, però siamo sempre qua stasera, perché non vorrei che poi venissero
È chiaro, sono sempre qua ad Alcamo, intendevo. Specifichiamo, ok, va bene. Ragazzi, in bocca al lupo, viva il lupo. Viva il lupo. Amaro così fa sopraniare l'uscio di paradiso più non vede. Fallo per mia, ti lamenti ma che ti lamenti, picchia lo bastone e tira fuori le denti. Tu ti lamenti ma che ti lamenti, picchia lo bastone e tira fuori le denti. Non vi sentiamo. C'è lo mosso e lo mosso c'è vite voi. E stanotte me lo sognai, mosso con mosso cado con voi. Ah, la cirasa che c'ha voglio fa. Sta picciottella ma c'è già ma vasa, cavo la cirasa qua bambina. Se mi ricordo che stava alla chiana dei giusta. A spanese. Aspetta, stava alla chiana. E che c'è successo? Cose tinte, cose tinte. Ma che cosa, amore? Sentite, sentite. Sentiamo, sentiamo. Attentate, attentate. Attentiamo, attentiamo. Ascoltate, ascoltate. Ascoltiamo, ascoltiamo. E ora andiamo nell'internazionale. Listen to me. Ma perché sono il lodo? È maledetto quando mi maritai, trovai a me moglie senza pila. Dopo ci giorna che mi adunai, la me moglie una via pila. Me moglie una via pila. Oh, ma proprio, proprio. Chiarrebici. No, ma io me ne sei in capo. No. No, ma come fare? Mi sta sbrugnando la famiglia, amore. Ma che capiste? Dov'è? Ma capivo, amore, che tu che dici tu? Che dici tu? Che disse, dai? Mia moglie è una pila, amore. Ah, tua moglie manco una pila. Che c'entra mia moglie? Ma tu resisti, no? Perciò non resisto. Vai, Ted, perché stasera io ce l'avevo con mia. Sulle mani, più forte. Era andato tutto bene. Non mi preoccupo del sindaco, cioè, la batteria. Tete comunque ha avuto paura, guarda. Se n'è andato, Tete. Bravo! Va bene così, va bene così. Ci fidiamo, ci fidiamo. Sì. Ora basta. La chitarra del sindaco? Già mi sa votata, okay. Il sindaco, cioè. Ah, stiamo già sendo in palla. Allora prendo la mia. Ma vero, Tete, non c'è? Questo è un bel momento. Lo racconterete ai vostri figli. Dai, Ivan, comunque spero di no. Scendiamo su, dai, nel pubblico, dai. Invitiamo a cantare il pubblico, Ivan. Scusa, che ci fai? Che sì, ci tengo. Fare? Cantate tutti, dai. Vai, sono pronto. Ci tengono, c'è un. Vai, comincia. Io e l'amico mio la cantiamo. Dai, come inizia? Aspetta, come inizia? È la luna a mezzo mare. È la luna a mezzo mare, mamma mia, mamma di dai. Ari, 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 ari. Bravo sindaco! Mia cute a dare, mamma mia, pensaci tu. Aspetta che me ne approfitti, vado dove c'è per la moto. Scegliamo un mestiere. Aspetta allora però. No, se cirugno. Si cirugno muraturi. I trovai, i trovene. La gazzola a mano teni. Teni, teni, teni. La fantasia, la gazzolia, la figlia di tutti. Uè mamma, mi voglio marità. Uè mamma, mi voglio marità. Uè mamma, mi voglio marità. Figlia mia, amo le tue forme disegnate dalla natura, i promontori, le valli, la pianura. Ti amo. Ti amo.
giorno che di notte, che bella che sei. La cultura, l'ignoranza, la mancanza, l'abbondanza, contraddizioni, son tradizioni, figlie di tante dominazioni. Io ti amo. E io vorrei fare una domanda a tutti voi, perché io parlo della mia Palermo, ma è come se parlassi della città di ognuno di voi. Secondo voi Palermo, la Sicilia, è una terra pulita? No, fa veramente schifo. E io parlo della mia Palermo, no, è una cosa che mi fa incazzare, ragazzi, perché basta girare le altre città del mondo e rendersi conto che una città pulita sembra bella, ma la bellezza che vi ho in Sicilia è unica. E a me questa cosa fa incazzare, perché se ognuno di voi domandassi: ma tu tratti la tua città come casa tua? Tu mi rispondi sì. E non è vero, perché se poi penso a tu stesso, che stai fumando la sigaretta, quando finisci di fumare la sigaretta e sei per strada, dove la butti la cicca di sigaretta? A terra. E se fosse casa tua, tu butteresti una cicca in salotto? Tua moglie ti fa un culo così, dico per dire, è la verità. Giusto, giusto, io non ho ancora lo stesso pezzo, l'ha fatto lui. Allora evitiamo, evitiamo. Ivan, però scusami, non è giusto, lo sapevi tu. Cioè conosce solo questo. Però potrei fare un esperimento. Tipo? Lo faccio. Questo. Voi fate due mani, giusto? Però alzi un pochettino questo microfono, perché è messo l'attrezzatura. Ma se vi va, condividetelo, dalle 20:30 sarà online su YouTube. Dateci una mano per la promozione, per la diffusione. Noi parliamo di Sicilia, sempre della nostra e la vostra terra. Grazie per Calandra e Calandra, grazie a tutti, tutti qua ragazzi. Allora, ci sembra doveroso fare un ringraziamento tutti insieme. Grazie per la vostra partecipazione, ragazzi. Facciamo un teatro. E Ivan Fiore muto. Grazie, grazie Ivan, grazie Valentino. Buona serata a tutti. La 26 stiamo ringraziando. No. Grazie.